Amici, benvenuti ancora una volta sul mondo di Cree. Oggi video in collaborazione con Marti, del mondo di Marti, che saluto e ringrazio. Un tag simpatico che è il Beauty and the Beast Book Tag. Prima domanda: Tale as old as time, un genere o ambientazione della quale non ti stanchi mai di leggere? Allora, io vi faccio vedere un libro unico sia per il genere sia per l'ambientazione. Ed è Harry Potter perché appunto appartiene al genere fantasy, fantasy per ragazzi, un genere che io assolutamente amo e di cui non mi stanco mai di leggere. E poi una parte del mio cuore è da sempre a Hogwarts e quindi è un'ambientazione di cui non mi stancherei mai di leggere e rileggere. Belle, un libro che hai comprato per la sua copertina e che si è rivelato poi bello anche all'interno. Allora, io vi faccio vedere Blackwater la piena, perché, allora, innanzitutto mi ispirava anche la trama. Però devo dire che la copertina è ciò che salta di più all'occhio. Ero un po' titubante, dico la verità, perché non sapevo bene se potesse essere un libro bello oppure no. Però una volta letto me ne sono innamorata, quindi oltre che bello di estetica, è bello anche all'interno e come questo i suoi seguiti. Bestia, un libro dal quale non ti aspettavi granché, ma che alla fine ti ha sorpreso. E io vi faccio vedere questo libro che ho letto l'anno scorso ed è diventato uno dei libri più belli letti nel 2022. In realtà all'inizio io non mi aspettavo molto perché era un libro molto acclamato e io, quando i libri sono molto acclamati, di solito faccio un po' la bestia in contraria e il libro finisce per non piacermi o almeno deludermi in parte. Invece La casa sul mare celeste mi ha sorpreso, emozionato ed è diventato appunto una delle mie letture preferite. Gaston, un libro amato da tutti ma che a te non piace. Allora io vi faccio vedere Il trono di ghiaccio, ma in realtà mi riferisco a La lama dell'assassina, ovvero il prequel, che è una raccolta di storie, che anticipano la saga del Trono di Ghiaccio. Non ve lo posso far vedere perché semplicemente non ce l'ho più. Perché io mi ero aspettata che mi prendesse e invece quel libro non mi ha preso quasi per niente. Ho trovato belle soltanto le ultime due storie delle cinque riportate, per cui la lama dell'assassino mi ha deluso un po'. Devo ancora iniziare il trono di ghiaccio e spero che sinceramente invece la saga mi possa piacere perché ce l'ho appunto già tutta, è solo da leggere. L'Étante, un compagno leale che non puoi non amare più della sua controparte. Io ho scelto Warhorse perché Joy, il cavallo, l'ho amato tantissimo. Si può dire che è lui il protagonista, Joy, e quindi il cavallo e non l'essere umano, Albert. Però Joy è il leale, fedele compagno di Albert, quindi direi proprio lui. L'ho amato da morire. E oltretutto questo libro mi ha fatto piangere. Mrs. Brick, Kiko, Lumiere e Tokins, un libro che ti ha aiutato in tempi difficili, che ti ha insegnato qualcosa di importante. E io vi cito il primo volume delle Guerre del Mondo Emerso di Licia Troisi, La seta degli assassini. Perché questo libro? Perché l'ho letto che ero una ragazzina e da qui mi sono avvicinata al fantasy, quello diciamo epico. E perché cito questo libro? Perché la protagonista Dube è una donna molto forte, una ragazza segnata sicuramente dalla sua infanzia,
ma che da essa è riuscita a uscire più forte, più determinata, più coraggiosa. Ed è vero che all'inizio risulta asociale, molto dura, molto fredda nei confronti degli altri, ma in realtà nasconde dentro la sua forza una grande fragilità, perché lei appunto è stata ferita ed è una persona che deve combattere da sola, deve combattere da sola per riuscire a sopravvivere. E quindi fa molto carico su se stessa e poco sugli altri. E devo dire che grazie a lei io ho riscoperto un po' questa forza che possono avere le donne. Quindi mi ha insegnato questo. Ultima, Björn Guest, un personaggio libresco che ti piacerebbe avere come ospite a cena. Allora, io in realtà avrei voluto citarvi Willy Wonka della fabbrica di cioccolato, ma al momento non ho il mio cartaceo qui in questa casa, ce l'ho ancora da mia madre, quindi ho deciso di citare Mary Poppins. Questo appunto è Mary Poppins Ritorna, che mi è stato regalato da Marianna, che voi conoscete bene, del canale Hufflepuff Love Books. E cito lei perché comunque Mary Poppins ha una grande indole sulla mia infanzia. Io sono da sempre innamorata di Mary Poppins. È uno dei miei film preferiti e quindi recentemente ho deciso di leggere anche i libri. Sebbene la Mary Poppins del film e la Mary Poppins del libro siano un po' diverse, comunque mi piacerebbe averla a cena, perché è un personaggio che io amo particolarmente. Bene, amici, le mie risposte sono queste. Spero che il video vi sia piaciuto. Vi invito a andare anche a vedere le risposte di Martina. Trovate il suo link al suo canale qui sotto. Quindi se il video vi è piaciuto mettete un pollicino in su e se volete iscrivetevi al canale che è totalmente gratuito per rimanere aggiornati su ogni mio nuovo video. Io ora vi saluto, vi mando un bacione e vi auguro una valanga di bellissime letture. Ciao amici!